Questa torta di mele la preparerete tutto l'anno. Oggi vi mostro come prepararla uguale identica. Prendo quattro mele e le sbuccio. Una volta sbucciate, le taglio a metà, rimuovo il torsolo e ora taglio le mele a fettine sottili. Metto le mele in una ciotola e le metto da parte. Ora in un'altra ciotola rompo due uova. Insieme alle uova aggiungo 80 g di eritritolo oppure zucchero, potete usare anche quello. E comincio a montare con le fruste. Ok, questa è la consistenza giusta che dobbiamo ottenere. E a questo punto aggiungo anche 60 g di olio di semi. Lo aggiungo gradualmente mentre continuo a montare con le fruste. Ci siamo, quindi mettiamo le fruste da parte perché non ci servono più. Diana, stavi per far cadere tutto. Avete sentito? Ha Stavo per fatto. fare danni Ha comunque. quasi fatto il danno, Diana. E ora aggiungo 300 g di latte di soia, va benissimo anche quello di mandorle o qualsiasi altro che preferite. Mescolo con la frusta. Diana, sono tutti ingredienti interessanti. Che cos'è che ci prepari oggi? Oggi prepariamo una torta profumatissima, un classico della pasticceria. Vedrete che meraviglia. A questo punto aggiungo la farina. Qui ho 100 g di farina di grano saraceno. E ora aggiungo anche la farina di mandorle. Qui ho 130 g. Ho semplicemente preso le mandorle e le ho frullate finemente con il robot da cucina. Potete fare anche voi la stessa cosa. Ora taglio a pezzetti 50 g di cioccolato fondente. Te l'ho detto, Diana, che sta ricetta mi sarebbe piaciuta. Ci sono un sacco di ingredienti che mi piacciono. Eh sì, mele, cioccolato, farina di mandorle. Sta tutto bene insieme, quindi. Una bontà. Quindi aggiungo anche il cioccolato nell'impasto. Aggiungo anche una spolverata di cannella, quindi un altro ingrediente che ti piace. Aggiungo anche 12 g di lievito in polvere per dolci. Ora prendo uno stampo da 24 cm di diametro. Sul fondo io ho messo un foglio di carta da forno e distribuisco tutte le mele all'interno. E ora prendo l'impasto e lo verso sulle mele. Muovo leggermente lo stampo per distribuire bene tutto l'impasto. E ora inforniamo nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 50 minuti. Abbiamo appena sfornato la torta e c'è un profumo incredibile in tutta la cucina. Non vedo l'ora di assaggiarla, ma prima lasciate un mi piace al video, mi raccomando, condividetelo anche e in questo modo non vi perderete nessuna delle novità e sorprese alle quali stiamo lavorando per voi. Siamo pronti per vederla, Diana? Prontissimi! 3, 2, 1. Guarda qua. Wow! Ma Diana, ma è gigante, altissima! Guardate Sì, hai visto? Ed è sofficissima. qua. Wow. Contenta, Diana? Soddisfatta? Sì, direi proprio di sì. Andiamo a vederla all'interno, dai. Andiamo a vedere all'interno, ma prima io qui ho del miele e vado a spennellare proprio la torta così, con un po' di miele. Eccezionale, mamma mia, questa deve essere buonissima. Cosa non è È questa soffice? torta? Mamma mia, soffice, si scioglie in bocca. Mamma mia, La devono fare, dici? la dovete fare e dovete farmi sapere cosa ne pensate. Ci tengo, perché questa è una torta con i fiocchi. Diana, da 1 a 10? 12.